Terza vittoria consecutiva per la più old West Udine. La squadra di coach Finetti espugna il Pala Gianni Asti con il risultato di 96-93 e blinda così il secondo posto nel girone blu. Per i bianconeri un successo arrivato con una grande rimonta dopo un primo quarto che ha visto i padroni di casa chiudere in vantaggio per 33-26 grazie alle tre triple di De Vico. L'Apu a cavallo dei primi due quarti trova un parziale di 2-11, aperto dalla tripla di Palumbo e alimentato da un ottimo Gaspardo, autore di 18 punti all'intervallo. Udine rimane a contatto, ma Torino si porta in vantaggio negli spogliatoi di 4 punti dopo la tripla dell'ex china. I padroni di casa nel terzo quarto provano la fuga, portandosi addirittura sul più 14 dopo i tiri liberi di Tafly nei primi minuti dell'ultimo quarto. Udine però è capace di alzare la qualità in difesa, completando la rimonta. Due triple di Brisco e 5 punti di Capitan Antonutti riaprono la partita, fissando il punteggio sul risultato di 86-86. I padroni di casa hanno una reazione nel finale portandosi a più 5, ma l'APU rientra a contatto con Gaspardo e Gentile, mentre è Brisco a firmare il sorpasso decisivo nell'ultimo minuto. Gaspardo e Brisco sono i migliori realizzatori della partita con 24 punti a testa. Gentile ancora una volta autore di una prova completa, chiusa con 16 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. In doppia cifra anche Esposito a quota 11. 5 punti per Antonutti, 4 per la coppia Pellegrino-Monaldi. Nobile e Palumbo si fermano a 3, chiude a quota 2 Cusin. Si conclude ufficialmente la stagione regolare. La più old West Udine è stata inserita nel tabellone oro di questi playoff. L'avversaria dei bianconeri al primo turno sarà Cividale per un derby tutto friulano.